benvenuto negli studi di Tempo Radio, lo diamo oggi a Lucia Zanotti, che ci parlerà del Museo della Sposa, ma adesso andremo a vedere. Comunque, imprenditrice, benvenuta a Lucia Zanotti, benvenuta. Buongiorno, grazie. Gli ascoltatori sono sempre invitati a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 348-31-88-339, le altre coordinate, per esempio, che siamo in diretta su Facebook e su YouTube, spero che le ricordino. Allora, abbiamo detto, abbiamo qua Lucia Zanotti, che è una grande imprenditrice nel settore dell'abito da sposa, che a un certo punto ha deciso di smettere la propria attività, e però perché non andassero disperse le sue creazioni, i suoi abiti, i suoi modelli, eccetera, ha deciso, abbiamo detto, di aprire il Museo della Sposa. E allora cominciamo proprio con il parlare di questo: perché ha creato il Museo della Sposa, aprendo appunto uno spazio di mille metri quadri qua a Castiglione. Mille metri quadri perché l'abito da sposa è un abito impegnativo, importante, quindi aveva bisogno di spazio. Mille metri quadri perché avevo a disposizione questo spazio, questa vecchia ferramenta che poi di cima, che poi è diventato anche negozio Zanotti, quindi mi sono trovata lo spazio come se fosse stato un destino. Avevo già in mente di fare questo museo proprio per lasciare traccia del lavoro fatto in tanti anni. Io ho creato più di 3.000 abiti, uno diverso dall'altro, in 60 sfilate per vestire 250.000 spose, e quindi qui sono solo 250 proprio per far vivere un po' l'emozione delle sfilate. Quindi di ogni sfilata ci sono solo alcuni capi sempre messi a sfilata, proprio per far vivere l'emozione a tutti i visitatori, perché vengono donne, vengono mamme, vengono papà, vengono bambini, vengono ragazzi, vengono stiliste, vengono scuole di moda. E quindi questo è molto importante, perché ognuno vede un po' quello che è stato fatto e sente quanto impegno c'è stato, pur facendo un abito che sembra futile. E quindi do importanza al lavoro femminile, non solo femminile, perché comunque noi eravamo anche in 150 ad un certo punto, dai 37 dipendenti che c'erano quando nell'83 siamo arrivati in azienda, siamo arrivati fino a 150, e quindi mi piaceva proprio lasciare testimonianza di questo bellissimo lavoro fatto. Ma possiamo chiedere perché qua a Castiglione? Castiglione perché intanto sono di Castiglione, poi l'azienda era di Castiglione, è stata fondata nel 61, noi l'abbiamo rilevata nell'83 e l'abbiamo condotta fino al 2015. Adesso è in mano ad un gruppo importantissimo, ad un imprenditore molto illuminato che è il signor Sandro Veronesi, e quindi saprà benissimo che destino può, a che destino può portare l'azienda. Quindi siamo felici di questo cammino fatto, perché ripeto, l'azienda è importante, è un'entità che deve sopravvivere ai titolari, quindi noi li possiamo accompagnare, e spero tanto che la accompagni per i 32 anni, quantomeno per 32 anni come abbiamo fatto noi. Che cos'è invece il Museo della Sposa? Il Museo della Sposa sono mille metri, come dicevo. Come adesso dico quello che dicono i bambini quando vengono, anche dicono che è uno spazio pieno di sorprese. Quindi sono 17 sale su 4 piani, dove racconto proprio questi, dove vedono questi pezzettini di sfilate. C'è anche un salone cinematografico, diciamo così, dove si possono vedere i matrimoni delle principesse, delle regine. Quindi c'è anche una grotta degli ori, c'è anche un sottotetto dove ci sono 10 cartamodelli proprio di carta sui 3.000 fatti. Quindi è bello da vedere, sia per le scuole di moda che per tutta la gente, insomma, che ha voglia di vedere un abito da sogno, ecco, diciamo così. Ecco, e chi deve venire a visitare il Museo della Sposa? Come ho detto, tutti gli appassionati, anche le ragazze che vogliono fare moda. Sa, mi capita che è appena venuto l'istituto di moda di Monza, vengono la mattina alle 10, vanno via alle 6 di sera, perché per loro vedere 250 abiti, avere a disposizione per vedere come sono fatti, poi io racconto l'ispirazione della sfilata, vedono la qualità dei tessuti, vedono i ricami, soprattutto i ricami, perché ho scelto abiti anche con dei ricami molto particolari, molto belli, quindi proprio per far vedere cosa è stato fatto. Ma ci sono anche 20 abiti che abbiamo fatto per Lancetti, ci sono anche 10 abiti che abbiamo fatto per Gianni Versace nel 90, pensate, nel
90, quando Gianni Versace era vivo, noi abbiamo fatto delle collezioni per lui 30 anni fa, e quindi è bellissimo condividere con me e con il pubblico, insomma, questa storia che ha avuto comunque un'azienda di Castiglione delle Stiviere. Abbiamo lavorato per Dolce Gabbana, abbiamo lavorato per l'Alberta Ferretti, abbiamo fatto persino alcuni abiti per Gucci per l'inaugurazione del negozio in Quinta Strada a New York, quindi anzi, che forse uno è stato anche indossato dalla moglie di Trump, quindi. E poi la cosa più bella è che abbiamo anche vestito le quattro Kennedy, le quattro figlie, nipoti di Robert Kennedy. Per cui è fantastico. Posso chiedere anche per quanto tempo pensa di tenere aperto il museo? Finché morirò, finché avrò i soldi per pagare l'affitto, per pagare la stegista, per pagare la luce, il gas. Cioè è una. Ho sempre desiderato fare un museo. Erano anni che mettevo via gli abiti significativi per averli per fare il museo, quindi io sono veramente felice quando sono nel museo, tutti i pomeriggi, dal giovedì pomeriggio, venerdì, sabato e domenica pomeriggio dalle 3 alle 7, io sono lì proprio per raccontare queste emozioni che ho vissuto, che abbiamo vissuto in azienda. Quindi noi, sapete, noi se facevamo la sfilata a Parigi portavamo il personale a Parigi, quindi c'era una mostra bella da vedere, portavamo il personale a vedere, c'era la mostra di Valentino a Roma, portavamo il nostro personale a Roma, perché volevamo, con mio marito Mattia Schissing, volevamo proprio che le sarte crescessero, che vedessero quello che i grandi facevano. Io ho sempre studiato i grandi sarti proprio perché si può realizzare, si può migliorare, e questo l'abbiamo dimostrato con un'azienda di Castiglione delle Stiviere, insomma. Quanto costa il biglietto? 10 euro, ma non è un biglietto normale, diventate padrone di casa del museo della sposa. Cosa significa? Che potrete entrare a vita con questo biglietto a gratis, con le vostre amiche, con chi volete, potete anche creare eventi, perché c'è uno spazio dove, se uno che si è appena laureato vuole raccontare la propria laurea, la propria tesi agli amici, se una fa borsettine può venire a presentare le borsettine, se uno fa una torta buona può venire a farla assaggiare, se è ispirato, se uno fa un bouquet di fiori. L'altro giorno è venuto un architetto che insegna a San Francisco, laureato in Italia e in Cina, fa il dottorato là a San Francisco, insegna d'architettura, e lui verrà a parlare per raccontare ai giovani, alle giovani, la sua vita. Ha solo 30 anni e così avanti. È venuto un pittore e lui verrà a raccontare le emozioni che ha provato dipingendo, Nardi. Vengono delle signore che hanno vissuto una vita particolare, verranno a raccontare la loro vita. È venuto un professore di estetica, filosofia e teologia, che ha parlato della bellezza, la bellezza interiore ed esteriore delle ragazze. Quindi questo è bellissimo, perché do lo spazio, è gratuito, ma proprio per poter parlare tra di noi, e perché le donne siano sempre più coscienti della loro importanza, sia nel loro matrimonio che nella società. Le ragazze devono avere il coraggio, devono sentirsi forti, perché lo sanno fare, lo sapranno fare, sono all'altezza sia di condurre una famiglia, di essere ottime mogli, ottime madri, e anche nella società possono dare il loro contributo. Io credo in questo. Assolutamente. Che riscontri positivi ha ottenuto in questi 7 mesi d'apertura? Vabbè, 1200 persone sono venute, è stato molto bello, quindi il riscontro più importante è che io sono felice, cioè come entrano mi danno gioia, e poi anche le dediche che scrivono. Loro sono contenti di vedere, ad esempio adesso è venuta una coppia di fidanzati, e loro porteranno, dopo il loro matrimonio, faranno venire i loro amici che vengono dall'America e dalla Francia a visitare il museo, e quindi organizzeremo un brunch, quindi Del Recò di Castiglione organizzerà un brunch per loro, e quindi questo è bello, perché mettiamo insieme delle realtà importanti di classe di Castiglione. Benissimo, fermiamoci un attimino con Lucia Zanotti, imprenditrice, autrice, insomma, del Museo della Sposa. Ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte di Filo Diretto, arriviamo. Stiamo trascorrendo questa puntata di Filo Diretto con Lucia Zanotti, imprenditrice,
che ha aperto a Castiglione delle Stiviere il Museo della Sposa. 1000 metri quadri, abbiamo sentito tra l'altro disposizione, proprio stava raccontando proprio di chi anche vuole fare altre iniziative e altro ancora. Però le volevo chiedere una cosa a questo punto, perché lei è appena tornata anche da dagli Stati Uniti, giusto, da Washington. Lei è appena tornata da Washington, che occasione speciale ha vissuto, quindi, signora Zanotti? Allora, si può proprio dire che è un'occasione speciale, perché abbiamo vestito la quarta nipote di Robert Kennedy. Robert Kennedy è il fratello, anche lui assassinato, del presidente John Kennedy. E quindi una decina d'anni fa la sua prima figlia, la prima degli 11 figli, Kathleen, era un matrimonio a Venezia e ha visto la sposa che era vestita con il nostro abito, le è piaciuto così tanto che ha voluto conoscermi. Ha voluto conoscere me e mio marito e ha detto che lei aveva quattro figlie femmine, che quando si sarebbero sposate avrebbero scelto il mio abito, perché lei ha capito che avevano la pennellata italiana. Perché? Perché lei, che ha più o meno la nostra età, ha studiato da ragazza a Firenze, quindi lei capisce cos'è Italia, capisce cos'è il gusto italiano e ha voluto assolutamente inaugurare il mio museo. Quindi la madrina del Museo della Sposa di Castiglione Stiviere, unico in Italia, è Kathleen Kennedy, che è venuta il 14 di ottobre da Washington a Castiglione delle Stiviere con la figlia, che si è sposata il 6 di giugno di questo mese. Quindi il giorno dopo l'inaugurazione del museo ha scelto nel museo il suo abito. Ho ricevuto tantissimi complimenti, si sono alzati tutti ad applaudire naturalmente la serata del matrimonio, perché l'abito era molto particolare, ma come io dico, ogni sposa ha il suo abito, quindi è bellissima sempre con un abito solo, sta bene alcuni abiti, ma con uno è speciale. E che è, e la Kennedy, la Kate Kennedy, era proprio bellissima col suo abito ed è piaciuta moltissimo. La prima l'abbiamo vestita 5 anni dopo quell'evento lì di Venezia, e era Maeve Kennedy, un avvocato, bravissima, una bravissima ragazza, e l'ha scelto nel nostro negozio che avevamo in Park Avenue a New York. E poi siamo stati invitati al matrimonio a Washington. Il matrimonio, il primo matrimonio delle quattro Kennedy, è stato fatto nella sede del Partito Democratico di Washington femminile, e è stato molto bello, molto emozionante, perché era il primo matrimonio. Quindi lì anche la nonna, la moglie di Robert Kennedy, mi ha fatto vedere il suo abito com'era. E pensate, lei ha indossato un abito che avevano indossato altri 12 spose, quindi lei ha indossato un abito indossato da altre spose, ed era molto felice di vedere invece la nipote con un abito nostro bellissimo, che era tutto di plissé, che poi comunque è stato mandato nel museo, quindi l'abbiamo nel museo e tutti lo possono vedere. 5 anni dopo si è sposata la seconda Kennedy, la seconda, che si chiama Meghan, che era la prima figlia della signora Kathleen, e lei invece si è sposata, l'ha scelto Milano, e si è sposata a Diamond Sport sotto Boston, sull'oceano. Ci sono proprio le quattro case dei Kennedy, e quindi del nonno Kennedy e di Robert, di Bob e di Edward Kennedy, e quindi il matrimonio è stato fatto in giardino lì, in queste, vicino a queste case così belle, naturalmente col tetto grigio di legno bianco, con il tavolino basso lungo per tutti i bambini, sull'oceano, senza ringhiera, solo con queste ortensie azzurre, bianche e rosa. E quindi è stato molto emozionante anche il secondo matrimonio. Invece il terzo matrimonio è stato fatto nel Maryland, ed è la russa, la figlia russa di Kathleen Kennedy, che lavora in Africa, quindi un'altra ragazza molto brava, e ha scelto un abito col verde irlandese, e quindi anche lì è stato emozionante, perché eravamo sui prati e, in modo molto semplice, col pollo ai ferri, cioè è stato veramente molto bello anche quel matrimonio lì, sempre perché sono ragazze molto semplici, che si sono pagate il debito con lo Stato per fare l'università, sono ragazze educate in modo spartano, e quindi è per questo che abbiamo avuto i genitori severi allo stesso modo, è per questo che ci troviamo molto bene anche insieme. L'ultima invece ha scelto questo bellissimo abito dal museo, e è medico, ha 28 anni, e pensate, stava a casa 5 giorni solo per riposare, poi incominciava subito a lavorare nell'ospedale importante di New York. Quindi guardate le ragazze
così brave, è stato un onore vestirla, è stato un onore conoscere la moglie di Robert Kennedy, e ci sono i filmati da vedere nel museo naturalmente, e anche tre abiti che hanno indossato le Kennedy. Posso? Qualche altro imprenditore potrebbe avere la sua stessa iniziativa, secondo lei? Di aprire il museo a Castiglione? Sì. Sì, io penso che ogni azienda possa raccontare il proprio lavoro, perché la gente da fuori non si immagina quanto sacrificio fanno gli imprenditori, quanto si danno da fare per portare a casa il lavoro, per dare lavoro a queste persone, perché io ho lavorato tantissimo ad ogni sfilata, ma non era in quanto a superare me stessa ad ogni sfilata, perché il nemico principale mio ero io stessa, perché l'avevo già fatta bella, e sei mesi dopo dovevo farla più bella, perché dovevo sempre creare emozione e dovevo comunque portare a casa il lavoro per pagare 150 stipendi. Quindi io mi immagino le aziende grandi che abbiamo a Castiglione, e mi immagino anche le sale che potrebbero fare lì nello spazio di Cavalieri, che è tutto fermo, pronto anche per questo, perché sono 6.000 metri. Io penso, se solo 2.000 metri facessero sale da 100 metri, 200 metri, una decina di imprenditori castiglionesi, pensate a Sterilard, Amica Chips, Tata, La Barilla, Bertani, Golden Lady, Golden cioè, insomma, tutti questi imprenditori, ma o per raccontare quello che loro fanno, oppure per far raccontare da castiglionesi quello che loro hanno raccolto, le loro passioni. Si potrebbe fare un museo di scultura, di pittura, di abiti antichi, di abiti vintage, di giochi per i bambini. Si potrebbe fare un museo, c'è un signore che ha 100 moto antiche, c'è tanta gente che ha raccolto delle cose molto belle da mostrare, ma non ha i soldi per pagare poi i costi di un museo. E Castiglione potrebbe diventare un bellissimo punto di ritrovo, un bellissimo una cittadina particolare. Siamo già la capitale dell'Alto Mantovano, ma prenderebbe veramente un bel carattere, no? Diventando la città, io dico, dei piccoli musei, anche se il mio da 1.000 metri, pensate che la Emma Marcegaglia adesso lo aprirà a Gazzoldo, nel suo paese, un museo di 1.300 metri per raccontare, penso, la propria azienda o non so cosa. Poi c'è anche Palazzo Menghini a Castiglione, pensate, Palazzo Menghini, una mostra permanente, un museo permanente solo di sculture e di pittura di autori castiglionesi. Noi dobbiamo avere il coraggio di far vedere questi grandi pittori, scultori che abbiamo avuto e forse anche che abbiamo a Castiglione, proprio in modo perenne, che chi viene a Castiglione veda quello che dei grandi hanno fatto, raccontandolo con carattere, no? Credere in quello che si fa, e questo sarebbe bellissimo. Perché è importante un museo aziendale a Castiglione? L'ho detto prima, proprio per questo, Castiglione è aziendale, ma per raccontare quello che gli imprenditori fanno sarebbe bellissimo, è un po' il mio sogno. Sapete, io ho visto anche a Modena, ho fatto una sfilata nel museo di Ferrari a Modena, e quindi è stato molto bello fare una sfilata nel museo Ferrari. Pensate, e là c'è proprio scritto, bisogna credere e realizzare i propri sogni, perché altrimenti la vita che scopo ha? Certo. Potendo. Le posso leggere dei messaggi degli ascoltatori? Grazie, vuole che rispondiamo? Se sono in grado, allora, volentieri. Dunque, Lucia, è un fiume in piena con tantissime idee, tutte belle, complimenti. Un altro mi interrompa quando vuole, che così legga. Mi perdoni Lucia, ma un genio come lei come ha fatto a mettersi in politica? Proprio qui posso rispondere, proprio per cercare di realizzare, migliorare Castiglione. Infatti io sono consigliere di minoranza nella giunta di adesso, ma proprio per appoggiare tutto quello che si può fare per migliorare Castiglione, perché non è che abbiamo tantissimi anni. Quindi io dico, l'unione fa la forza, cerchiamo di mettere insieme tutte le buone idee, cerchiamo di realizzarle, insomma, senza polemica, e con buona volontà, perché siamo tutte persone che intelligenti. Poi sono stato nel vostro negozio di Desenzano, bellissimo, gentilissimi, bravi. Ci sono abiti che costano migliaia di euro per non un sono, giorno. Chiedo scusa, il negozio di Desenzano non è nostro, certo è di mio fratello. Ah, ecco. È di mio fratello.
ci sono abiti che costano migliaia di euro per un giorno, quando insomma con meno della metà dei soldi si prendono abiti all'outlet. Con meno della metà dei soldi, qua ogni cosa insomma, vabbè, ma sono cose commerciali. Poi Lucia Zanotti: avendo vestito personaggi come le figlie di Robert Kennedy, come si sente? Io sono stupita proprio perché ho vissuto da vicino delle emozioni con grandi personaggi, con grandi persone di una semplicità incredibile. Quindi io dico, bisogna essere brave persone, un po' come diceva mia mamma, bisogna cercare di vivere bene. Bene cosa vuol dire? Essere onesti, essere, avere cuore ed essere proprio bravi. Fare bene quello che è bene, non fare quello che è male. Quindi insomma, lì anche frequentando i Kennedy io ho visto che abbiamo la stessa educazione. Quindi, e anche un po' ho fatto il museo perché è stato proprio il presidente Kennedy, no, che diceva: non chiedetevi sempre cosa deve fare il vostro paese, fate anche voi qualcosa, no? Esattamente la frase è: non chiedete cosa possa fare il paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il paese. Quindi io mi sono limitata proprio a questa frase, ma proprio perché lo sento con il cuore. Ognuno di noi potrebbe fare qualcosa proprio per lasciare la traccia della propria vita, o anche per migliorare, e anche per migliorare il paese, insomma la nostra cittadina, perché è piena di talenti la nostra cittadina, è anche molto bella, dobbiamo solo valorizzarla. Poi Lucia, lei ha smentito il motto che nessuno è profeta in patria, e lei lo è, Mirella di Castiglione. Grazie, ma... quando viene Obama, ce lo faccio sapere, chissà, magari quando si sposerà la figlia, chi lo sa. La moda italiana è spenta, possibile che non ci sia un assessore, un ministro alla moda e al tessile? Ma qui ragazzi, la moda è molto difficile, io vedo che il lavoro che c'è dietro è tantissimo, quindi è molto apprezzata nel mondo, è molto apprezzata, è molto difficile e sono molto bravi quando arrivano. Ricordatevi, quando un personaggio arriva è perché è veramente molto bravo, quindi cerchiamo di non parlare male mai di chi lavora, di chi fa, perché solo chi non fa parla male, solo chi non fa parla male, quindi apprezziamo sempre tutto quello che i grandi fanno. Le leggo ancora un po', lei mi interrompa quando vuole, ma perché non si collega ad agenzie di viaggi nazionali o internazionali avendo il lago a portata di mano? Lo so, ci stiamo tentando, intanto abbiamo portato i Deplian del museo nei camping, a tutti piace molto, ma sapete, noi qui abbiamo un lago che è troppo bello, abbiamo una Desenzano che è bellissima, abbiamo una Sirmione che è la perla dell'Italia. Quindi di cosa stiamo parlando? Noi siamo in una zona dove tantissime attività possono fare i turisti. Io mi limito a dire, sono 23.000 abitanti a Castiglione delle Stiviere, con 5.000 stranieri, ma se solo 1.000 girassero a Castiglione, solo 1.000 su 23.000, già i bar, i ristoranti, le strutture lavorerebbero. Poi gli stranieri che vengono da fuori va bene, però in una giornata non è che possano fare il museo della Croce Rossa, il museo della Sposa, il museo, il Palazzo Bondoni Pastorio, Casa Aldo Rossi, dove ci sono delle sculture favolose, bellissime, Casa Ferlenga, dove ci sono i quadri di Ferlenga, che è stato un grandissimo pittore. Ma dico, non possono fare tutto in un giorno, quindi va tutto ben programmato. Esatto. Noi siamo a disposizione. Dottoressa Zanotti, sono di Salò, vorrei venire a godermi i suoi abiti, posso prenotare come, eccetera? Sì, le do tutti i pomeriggi, dal giovedì alla domenica è aperto dalle 15 alle 19, vi aspetto, altrimenti c'è comunque il Museo della Sposa, su Facebook c'è sempre il Museo della Sposa, io sono Lucia Zanotti, sul mio Facebook può scrivere e l'aspettiamo, le do anche il numero di telefono se ha la penna vicino, 348 31 16 950, può prenotare. Quando sono gruppi importanti apriamo anche fuori dall'orario normale. Allora, li leggo un po' tutti, altrimenti non facciamo più in tempo. Lei è in consiglio comunale con i voti non suoi, non rappresenta i 5 Stelle. Vabbè, se vuole possiamo anche... Sì, sì, beh, ma guardate, a Roma il 5 Stelle sta governando con la Lega. Io già mi hanno combattuto all'inizio, ma pensate che insomma governano insieme. Quindi le alleanze si possono fare e si può discutere di tutto, esatto, senza polemica e sempre facendo. Non criticando, sempre facendo. Io sono di questa opinione.
Zanotti, ma per i castiglionesi è gratis, avevo visto prima, sarebbe, qua me ne è arrivato un altro, sarebbe ora che la gente capisse che la moda e l'eleganza non sono solo, cita due nomi molto, molto noti, ma anche tanti stilisti altri, insomma, perché non diventa ministra dello sviluppo economico, va bene? Perché non ho studiato per questo, la moda, ragazzi, io vi racconto la mia vita, io sono autodidatta, io ho 14 anni, 50 anni fa, avevo la borsa di studio per fare la scuola d'arte, ma mio papà, visto che ero la quinta di 8 fratelli, mi ha portato a fare la commessa. Io volevo scappare di casa perché io volevo studiare, non è come adesso che studiano fino a 30 anni. Quindi la mia sorella, 11 anni, Fiorinda, già era dalla sarta per imparare a fare la sarta. Quindi fortunatamente lo stesso, io ho sempre studiato i grandi sarti, i grandi stilisti, mi sono sempre informato, sempre ritagliato, sempre studiato. Quindi dico ai ragazzi che hanno un sogno, coltivate sempre il vostro sogno, perché potete avere la fortuna, come ho avuto io, lavorando molto, ma molto, perché io ho incominciato a 14 anni, si può riuscire a fare quello che ti piace, quello per cui sogni. E questo è importantissimo, certo. Quindi non è così facile. Poi, lasci leggere, Zanotti, la moda è stata una nostra eccellenza, poi svenduta ai francesi, vabbè, salve Lucia. Non è svenduta ai francesi, ragazzi, i francesi spendono per comprare la moda italiana, quindi comprata. Se ci fossero italiani che comprano, se ci fossero italiani, perché anche noi abbiamo passato mano al gruppo Calzedonia, perché a un certo punto bisogna crescere, bisogna fare, e ci vogliono gli investitori, e ci vogliono le leggi giuste. Noi abbiamo pagato per 32 anni il 68% di tasse, noi abbiamo condiviso l'utile per 32 anni con 150 dipendenti, quindi noi avevamo gli orari per le donne adatti, perché così loro potevano portare i bambini all'asilo, potevano fare l'orario continuato, andare a casa a fare il secondo lavoro che ogni donna fa, e quindi questo è molto importante. Questa è stata la nostra scelta, no? E come tutti si possono fare delle scelte. Poi chiudiamo con questo, ce ne sono altri ma non facciamo più in tempo. Salve Lucia, la tua è un'idea fantastica che ha, grazie, anche un valore storico e sociale. Grazie, questo è bellissimo, grazie. Io vi aspetto al Museo della Sposa. Dove si trova? A Castiglione delle Stiviere, in via Zanardelli, proprio dove c'è il Museo Aloisiano. Io vi aspetto e sarò io a farvi da guida in questo cammino bello che è il Museo della Sposa. Grazie. Grazie, grazie a Lucia Zanotti.